Ma è tutto a posto? Sì, ok, possiamo iniziare, tipo tre quarti d'ora che provo a registrare questo video. Quindi magari adesso sto pure parlando da sola perché voi non sentirete nemmeno di cosa sto dicendo. Non so neanche se lo metterò in montaggio. Minion, abbracciami. Usate la luce del cavolo e volevo fare un appunto al fatto che è passata ormai un'ora da quando ho registrato il video, ma mi è venuto in mente adesso. E volevo ringraziare una ragazza che mi ha fermato oggi, eravamo in centro tra virgolette, e tanto c'è Slash che passa e anzi va, e si chiama Sara e mi ha detto un sacco di cose carinissime, per me veramente tanto importanti, che un conto è vederle scritte in un commento e un conto sentirsele dire, e quindi io lei la ringrazio veramente un sacco. E siccome ho potuto stare poco tempo con lei perché mi è sembrato di capire che lei era di fretta e io pure, e quindi non ci ho potuto parlare approfonditamente, però volevo veramente ringraziare e mandargli un grosso bacione. Grazie mille Sara. Ciao a tutti aliens, oggi sono qua con un video vlog. Voi direte: ma che cazzo di capelli hai? Sono un po' scompigliati perché sono due giorni che sono fuori casa, mi sono fatta la coda e ora sono così, solamente che con la coda in video non mi ci vedo, e allora sono così, ok? Ok? E il colore da rifare, ok? Bene. E scusate la faccia da morta, ma insomma, ieri è stata una specie di festa, tra virgolette, cioè nel senso, il mio amico aveva a casa lì, poi sono andata lì. Comunque, quindi sono un po' rinco, leggermente, e oltretutto sono tornata da poco e mi sono un po' truccata, ho cercato di fare un po' di contouring, un po' di rendere la cosa semidecente, e oggi sono qua. Oggi, in questo momento. Questo video sarà una merda, scusatemi veramente, io ci sto provando. Però ci tenevo, siccome durante questa settimana sarò veramente tantissimo impegnata, praticamente tutti i giorni sono fuori, eccetto il sabato, che comunque succederà che sarò fuori, perché sicuramente uscirò con i miei amici, e quindi tutta la settimana sto fuori casa, pomeriggio, e la mattina ovviamente per scuola, e quindi l'unico momento in cui ho da fare un video parlato così è questo, perché i gameplay sono già tutti preparati e ne ho preparati tre, e il primo è già uscito e gli altri due devono uscire. Per quanti mi dicono dai continuo questa serie, io veramente sono tanto contenta che vi piaccia Until Dawn. Avevo paura un po' che non mi piacesse, poi ho detto dalla mia parte, se magari non gli piace la storia sicuramente gli piaceranno le facce che farò, perché purtroppo io veramente, ragazzi, sono terrorizzata e non ho idea di come farò quando andrò avanti, perché siccome è un gioco horror mi immagino che il dopo sia ancora peggio dell'inizio, che insomma, che si è visto adesso, che ci sono due o tre jumpscare ma a caso e io muoio negli altri. E contando che io adesso, fino adesso ho registrato quelli che avevo già registrato in precedenza, nel senso quelli che più o meno sapevo cosa stava succedendo, d'ora in poi non so più cosa succederà, e quindi ovviamente ci sarà veramente da ridere. Niente, sono contenta che vi piaccia, e per chi mi chiede quando usciranno i prossimi, appunto, e appena la connessione internet me lo permette. Sto cercando di fare dei cambiamenti, che a quanto ho capito nella mia zona è difficile, voi lo sapete, io dico sempre abito in Cura ai Lupi, io abito a Vergato, e metti che sono anche fuori dal centro di Vergato, perché sono qua su per le montagne, vicino al cimitero, bella casa Sara, però veramente abito tanto lontano, ho fatto così con la mano a caso, e ho chiamato insomma il mio gestore, e gli ho detto, oh, se no riesco a caricare il video perché sono una youtuber money grabber, e mi fa, guarda che sinceramente, a parte che io non so usare i termini tecnici, ma il ripetitore, tra virgolette, non so se si chiama così, è lontano da te, e quindi per quello che magari fa fatica, ti aggiungo 10 giga mega, non capito, e quindi aggiunti, e prova e vedrai, ho fatto sentire la fibra, tipo... non è ancora arrivata nemmeno in tutta Bologna, quindi aspetta e spera della serie. E quindi non succederà mai. Adesso ho provato a contattare un altro gestore, e quindi stanno facendo a giorni, dovrebbero fare la prova, gli speed test eccetera, per vedere insomma come va, e adesso sto facendo delle prove pubblicando alcuni video piccoli eccetera, e proverò e vi farò sapere. Ci mettono un po' a caricarsi, anche perché sono in full HD e
purtroppo la connessione di casa mia fa cacare, come anche per le live di Periscope, perché chi le segue, vi lascio sotto come mi chiamo, chi le segue sa che non le riesce a seguire, perché io, ragazzi, abito in culo ai lupi, mi dovete scusare, ma chiamatemi boscaiola, montanara, come ve pare, ma io veramente abito veramente in culo, quindi non ce la posso fare. Altra cosa che dovevo dire è il fatto che, disastro quale sono, perché non ne faccio una giusta, ho cancellato per sbaglio un video. Già. Che forse è una brutta cosa, forse è una... Io sinceramente, dopo essermi frustata, sto cercando di trovare il senso positivo della cosa. Praticamente ho cancellato il video precedente ad Until Dawn, dove parlavo addirittura di questo cavolo di gioco, ed ero anche felice. Mi ho detto, cazzo, ho fatto riferimenti in un video, perché nel gameplay ho detto andatevi a vedere il video precedente. Bene, sono tornata a casa e ho eliminato i video che avevo provato a caricare, perché quel video l'ho caricato 5 volte ha fallito, tranne che l'ultimo. Cancellando gli altri ho premuto anche su quello per sbaglio, e ormai quando me ne ero accorta era già andata la cosa, perché ero veramente stanca, tornata da scuola, ero rincoglionita, ne potevo fa. Non ero tornata da scuola, mi sa che ero malata, perché questa settimana sono stata male. E influenza, niente di che, il solito. Questa stagione cosa posso prendermi? Infatti anche adesso sono un po' influenzata, ma vabbè, fa niente, in questo video ho tante cose da dirvi, durerà l'eternità. E quindi in quel video parlavo un po' del mio futuro, un po' dei gameplay che ci saranno. Molti mi hanno chiesto, inciso, se continuerò a Batman Arkham Knight, e io, quando ero tornata dalla Cina, dopo aver fatto l'esame, ho detto, cazzo, non ho niente da fare, vado un po' avanti con Batman Arkham Knight, perché, ho detto così, dopo torno allo stesso punto di prima e scialla. Ero curiosa di vedere come andava, perché non volevo perdere tempo a registrare gameplay per magari una serie che non mi sarebbe piaciuta, siccome vedo che Ciccio Gamer, 89 mi pare si chiami, la sta facendo, tipo è all'ottantesimo, miliardesimo episodio. Ho detto, non ci sto a perdere così tanto tempo, se poi in realtà a me non piace, perché... Continuo a dire, principalmente voglio fare le cose che piacciono a me, poi le cose che piacciono a voi. Siamo un po' sullo stesso piano, infatti a me Until Dawn piace la trama, perché l'ho sempre detto, io sono attratta dai film horror, perché mi piacciono fisicamente. Ma io perché faccio queste battute tristi? Attratta fisicamente? Basta. Mi piacciono, però mi cago addosso. E quindi la trama di Until Dawn all'inizio, poi... Boh, un po' mi sta pigliando, però io vivo sempre col terrore mentre gioco, però so che a voi piace adesso e quindi continuerò, perché è inutile stopparla a metà, perché ormai è iniziata, ormai c'è una trama, è una specie di film tra virgolette, quindi devo continuare. So, comunque parlavo un po' dei gameplay, parlavo anche del mio futuro in questo video. E quello che pensavo di fare, le grandi paranoie che avevo in testa, intanto sto toccicciando un minion, e quindi quel video è stato cancellato. Ed era anche un po' poetico, perché io mi sfogavo molto con voi e vi raccontavo quel che pensavo. Però, allora, siccome dobbiamo trovare... a parte che non guadagnerò su quel video, perché ho cancellato il video. Un po' mi rode, sinceramente. L'ho cancellato prima del... che mi dessero i soldi. Vabbè, comunque, era perché tanto l'avevo fatto, quindi insomma, buttare dei soldi così mi sta un po' sul cazzo, ormai era già monetizzato, ma vabbè. Troviamo il lato positivo, e il lato positivo potrebbe essere che potrei farci una serie di video, nel senso, io sto affrontando l'ultimo anno di scuola, il quinto, no? Che è un anno di cambiamenti, un anno di grandi pensieri, magari di grandi preoccupazioni, sia per il futuro che sta arrivando, sia per insomma quello che devi andare ad affrontare. Che poi tutti quelli con cui parlo dell'esame mi dicono se ce l'ho fatta io, però voi sapete che io, per quanto riguarda la scuola, sono veramente molto ansiosa, quindi potrei svenire. No, scherzo, potrebbe succedere però. Quindi magari potremmo vivere insieme queste ansie, ma non tanto della scuola, perché cos'è che mi sentireste sempre dire, oh mio Dio, c'è tanto da studiare, oh mio Dio, c'è la tesina. Cioè, non avrebbe senso parlarvi della scuola, anche perché sinceramente io sono fatta così.
già mi stresso tanto a scuola, già sputo sangue amaro a scuola, che quando poi arrivo a casa non voglio sentire parlare di scuola, almeno per quelle 5-6 ore che sta in casa, perché io tutta la mia giornata la passo a scuola, praticamente. Quindi non vi voglio annoiare con discorsi di scuola, eccetera. La mia idea, con questa faccia qua, era di fare una serie di video sul il mio futuro. Semplicemente quello, su quello che io penso che succederà nel mio futuro. E questa serie potrebbe anche non avere fine, perché io volevo tenermelo come una specie di ricordo. Ne ho parlato con la mia amica Celeste, a cui mando un bacio. Celeste, a cui mando un bacione. E gli dicevo, sicuramente, siccome in 6 anni ormai che ho YouTube, il mio pensiero è mutato tantissimo in poco tempo. Siccome sono cresciuta, sicuramente devo crescere ancora e muterà ancora di più perché arriverà la vera maturità mentale, anche se io un po' mi ci sento già, però non di tutto, sono ancora una deficiente, ma lo sarò anche dopo sicuramente. E quindi cambierò il mio modo di pensare più e più volte. Quindi assolutamente devo fare un video. Come si dice? Documentando questo cambiamento da una parte, così quando magari sarò più grande sarà un ricordo andare a vedere che cosa stavo passando in quel periodo, quali erano i miei pensieri. Siccome sapete che per me il futuro lavorativo, di carriera, di vita, per me è importante, perché io sono di quelle persone che non vivo la giornata. Assolutamente no, io devo avere tutto schematizzato. Ho anche, tipo, esco con gli amici, io devo sapere data, orario, luogo, per quanto tempo. Capite? Io devo avere un po' la vita organizzata. Che poi io sono un disastro perché io mi organizzo la vita, poi magari faccio il bordello più totale e di tutto quello che ho organizzato non va niente in porto. Come anche potete vedere, camera mia è sempre disordinata, a parte dietro che sembra semi-ordinata. Però è sempre disordinata camera mia, io ho un disordine mentale generale proprio in testa. E quindi però mi piace organizzare, come mi piace anche fare gli appunti, per esempio. E sono strana. Poi però studiare non mi piace, capite? Vabbè, quindi per me sarebbe importante poi andare a rivedere che cosa avevo passato, cosa non avevo passato, oppure per questo qua in futuro. Per il presente mi servirebbe sfogarmi con qualcuno che magari ha avuto altre esperienze, le sta vivendo, le ha vissute o le vivrà. E quindi magari quelli che le vivranno dare degli spunti o metterle in guardia su alcune cose, non ne ho idea su cosa potrei dare di messaggio, però questa qua sarebbe l'idea. Magari mentre le vivo riesco a parlarvi di sentimenti che magari nel resto dei video non vedete e magari riesco anche ad imprimere certi concetti nella mia testa e magari sentendomeli dire non a una mia amica, non ai miei genitori, non al mio ragazzo, non al mio cane, perché sì, parlo col mio cane, magari sentendomeli dire a voce alta, tra virgolette da sola, ma davanti a voi che siete i miei amici, per me, siete dei miei amici, sì, ho detto la frase giusta, mi sto commuovendo, magari riesco ad averli più chiari, magari mentre parlo con voi, come sto facendo adesso, io sapete che non mi preparo mai niente, non mi sono mai preparata un video in vita mia. E magari mentre sono qua che parlo con voi faccio dei ragionamenti nuovi, mi accorgo che magari quello che sto per dire è una cagata e cambio del tutto la frase. Questa era la mia idea. E io spero che vi piaccia. E se vi piace, la prossima settimana, la prossima ancora, insomma, quando avrò un po' di tempo, farò questo benedetto video che praticamente sarà la copia di quello di prima, magari con parole diverse perché non mi preparo assolutamente niente. Magari pensieri diversi, perché già in una settimana è cambiato quello che volevo fare per adattarmi a Vice e Arin e insomma anche per semplificare un po' il futuro che sarà, per prolungare magari un po' di più la vita nel posto in cui vorrò andare. E insomma, secondo me potrebbe essere una bella idea. Fatemi sapere voi cosa ne pensate. Io è l'unico modo che trovo per rimediare al bordello che ho fatto cancellando quel video per trovare una, come si dice, una sfaccettatura positiva da questa cosa. Quindi
che mi è successa, anche perché se avessi voluto fare questa serie nonostante il video sarebbe stata solamente una ripetizione, il primo video, e di sicuro nessuno si sarebbe andato a vedere Uno che trucca, perché infatti questi video vorrei farli come sono messa adesso, io e voi e basta, e non mentre mi trucco, non mentre faccio altro, e dentro non ci devono essere altri discorsi di cose che non c'entrano, questo è il futuro e basta. E sono sicura che ci saranno altre ragazze e ragazzi come me che hanno insomma queste pare del futuro eccetera. So che adesso la maggior parte dei ragazzi non è così, ma sono sicura che ce ne saranno e sono sicura che quelli che ci saranno mi capiranno benissimo. E niente, questo qua era un video solamente per dirvi questo, per avvisarvi che i gameplay arriveranno con calma, ma arriveranno. A me interessa che voi sappiate che sono già online, che io tra virgolette il mio dovere l'ho fatto, ho provato a contattare i gestori, più di uno, sto cercando di rimediare, cercando perché a quanto pare via d'uscita ce n'è, ho registrato già, ho montato già, una cosa che non ho ancora fatto è montare i vlog della Cina, perché il resto dei vlog non erano tanto parlati come il primo, ma erano semplicemente immagini e a volte invece parlavamo. Forse l'unico veramente parlato bene è stato il viaggio che abbiamo fatto su per le montagne a contatto con i cinesi, che penso sia una delle esperienze che mi porto di più nel cuore. E vorrei anche dire una cosa a riguardo. Non voglio creare polemiche, non voglio fare niente, non voglio niente, veramente, sono veramente strapolleggiata ultimamente, non voglio nessun tipo di problema o litigi o accanimenti, niente di tutto ciò, sono veramente rilassata, ma voglio puntualizzare una cosa che mi è rimasta un po' qua. Allora, voi sapete che io ho mio papà e mio fratello in Cina da un po' di anni, mio fratello ha pure un ristorante italiano là, e ok, voi sapete che io vado in vacanza lì ormai da, per un mese, ormai da 4 anni. L'unico anno che ho mancato è stato l'anno scorso, però tutti gli anni vado lì. Sapete che mio papà lavora lì da ormai 5 anni, 4-5 anni. Mio fratello c'è già stato in precedenza a lavorare, adesso è tornato da più di un anno e ha aperto sto ristorante insieme ad altri soci. E fino a qua ci siamo. Quindi sapete che io sono molto legata alla Cina e alle persone che ci vivono. E questa è un'altra premessa. Questo video sarà eterno, però non volevo dirlo, però sinceramente ripensarci mi rode un pochino, perché voglio essere chiara con voi. Io vi ho sempre presentato una Cina e non vorrei che voi pensaste che io sia un idiota. Sostanzialmente è questo. E voglio anche far capire che magari alcune persone si sbagliano a volte. Io capisco che... Allora, sostanzialmente facciamo così. L'altro giorno ero lì che facevo l'aerosol. Avevo già guardato tutti i video di tutti gli youtuber che seguo tra un po', perché sono stata male un po' di giorni, quindi mi ero già fatta la carrellata. Allora, siccome io ci tengo molto alla Cina, avevo visto che due youtuber erano andate in vacanza in Cina e ho detto, cavolo, loro che sono sempre dietro con guide eccetera, cioè guide di libri intendo eccetera, sicuramente sapranno cose che io non so, perché avevo visto che erano andati in posti che io non avevo mai visitato. Io ho visitato un'altra parte della Cina, sono stata però anche a Pechino dove erano loro, e ok, quindi ho detto no, devo vederlo solamente. Inizio a vedere il video, voi sapete che io loro non li apprezzo più di tanto, però cavoli, cioè li apprezzavo tanto quando ho avuto quel scivolone, non li ho più apprezzati più di tanto, però ultimamente li seguivo, lo ammetto, ho iniziato a guardare qualche video che mi interessava, intendo quelli della Cina appunto per ora. Ho detto guardiamo il primo video, appena dico una frase che non mi piace, vabbè, chiudo. E in quel primo momento ero, cavolo, ma sanno un sacco di cose che io non sapevo. Cavolo, bravissimi, riguardanti la storia. E hanno fatto uno scivolone che per me potevano evitare, sinceramente. Perché io dopo questa idea, poi magari è sbagliata, perché hanno fatto tutto di un'erba un fascio. Non bisogna generalizzare su un popolo, è come dire che tutti i tedeschi ammazzano gli ebrei o tutti i tedeschi odiano gli ebrei, non ha senso, o come, non lo so, o come dire che tutti gli italiani sono razzisti, non è assolutamente vero, non si può generalizzare su una popolazione così a caso, no? E hanno detto la frase, mi pare, quando vieni in Cina bisogna avere tanta pazienza
c'è tanta frustrazione e non sempre sei il benvenuto. Io sono stata a Pechino dove erano stati loro, magari si incontrano gente diversa, magari incontri anziani, perché alcuni anziani magari ti possono guardare anche male, non ti hanno mai visto. Là è difficile che vedano degli occidentali. A Pechino in teoria si vedono molti occidentali, dove abita mio padre quasi nessuno, saranno in pochi. Quindi, quando io ho sentito dire quella frase, non si può generalizzare su un paese. Bisogna avere tanta pazienza. Grazie. Loro non parlano, non spiccicano neanche una frase di inglese. Sono veramente in pochi che sanno l'inglese. I più giovani sanno l'inglese, quindi bisogna avere molta pazienza. Molta pazienza anche sui loro modi di fare, perché è il loro paese. E quindi bisogna stare attenti a quel che si fa, perché loro hanno certe usanze. Quando magari sbagli qualcosa ti guardano male così, no? E quindi bisogna avere molta pazienza, perché loro sono anche diversi da noi, come è giusto che sia, sono diversi, no? Però la frase "non sei sempre il benvenuto" mi ha fatto storcere veramente il naso, perché in Cina "non sei sempre il benvenuto" mi ha fatto stare un po' male, perché io vado qua da 4 anni lì. Sono stata a Pechino, ho girato un po' e non mi è mai successo. Non mi è mai successo. E molte ragazze mi sono venute a dire: però, sotto anche il video che alcuni li ho cancellati perché ci sono rimasta male. Però, sai, a quanto pare non è così come racconti, a quanto pare non sono così tanto gentili come racconti. Sai, ho visto il video di, ho visto il video da. E allora vorrei dirvi: non è che io vi racconto frottole, tanto perché i miei genitori abitano lì, cioè mio padre abita lì, mio fratello abita lì. Loro avranno sicuramente incontrato qualcuno che li ha trattati gni. Però non bisogna generalizzare con quella faccia schifata, perché io, quelli che ho incontrato, non è assolutamente vero che sono così. A me mi hanno sempre steso i tappeti rossi, appena vedo un occidentale, bello o brutto che sia, ti chiedo di fare una foto insieme, soprattutto a Pechino. Santo Dio, sono andata a vedere la città proibita. Sono andata sulla Grande Muraglia, a Piazza Tiananmen, e tutti, ogni 3x2 c'avevo la fila di gente che si voleva fare la foto con me, che mi faceva tenere in braccio i bambini, perché erano felici. E quando tu provi a parlare con loro e tu gli dici "Timbudong", perché vuol dire "non capisco", e loro continuano a parlare perché loro vorrebbero conversare con te, perché ci tengono. Quando vai nei ristoranti ti trattano come se fossi il re in assoluto. Anche nei ristoranti, voi lo sapete che non ho quasi mai frequentato ristoranti d'alta classe. Quando sono lì, io frequento ristoranti tra virgolette di strada, perché secondo me sono i più autentici e i più belli. E anche lì ti trattano come il più grande re del secolo. Vi potrei fare un sacco, un sacco, un sacco, un sacco di esempi. Per esempio, quando siamo andati a mangiare i dumpling una volta, e mio padre si era sbagliato ad ordinare una cosa perché c'era dentro un coriandolo. Ci sono due tipi di coriandolo: uno che veramente profuma profuma, che dà fastidio, e l'altro che non si sente neanche tanto, come quello da noi. E si era sbagliato, la voleva rimandare indietro, oddio, non mi ricordo, lui aveva già pagato, e quindi gli avevano proposto i soldi di questa zuppa da dargli indietro, e lui non voleva, no, che gli si ridassero indietro. L'aveva ordinato, ormai l'aveva già pagata. Va bene così, gli hanno voluto tirare indietro a forza. Mi dico solamente questo. Oppure un'altra volta che eravamo in un ristorante, che eravamo a Malù, un posto inculato anche quello, e non c'era un taxi per tornare. Noi giravamo, giravamo, non c'era un taxi. C'è corso dietro il proprietario del ristorante, che ormai eravamo lontanissimi. C'è corso dietro, ci ha riportato il ristorante, ci ha portato lui con la sua macchina, nonostante dove stavamo andando noi fosse lontano 2 ore da lì. E questa è una delle tante cose, una delle tante. Quindi volevo solamente fare questo inciso lungo, perché sapete che io ci tengo. Soprattutto c'ero un po' rimasta per questi commenti, che ho cancellato subito perché veramente mi hanno fatto storgere il naso. Ne ho parlato solamente anche con Vice, perché c'ero veramente rimasta male, che a non tutti succedono queste cose. E quando io vi parlo di un popolo bene, che hanno i loro difetti, come che mangiano certi animali, come che, insomma, hanno i loro difettucci, come poi, ragazzi, guardiamoci un po' anche in casa nostra, ne abbiamo anche noi, perché anche uno straniero che viene in Italia deve avere tanta pazienza, come noi magari abbiamo in altri paesi, e come in qualsiasi paese bisogna avere tanta pazienza, perché non tutti hanno lo stesso carattere. Stop, quindi.
non è che là sia il putiferio, là hanno altre maniere, come avete visto anche dal primo vlog, che dovrò ancora farne tanti, ma non ho ancora trovato un metodo di editarli. Ci sono alcune cose che danno fastidio, ma come danno fastidio anche qua, come danno fastidio in Giamaica, in Burundi, dovunque la gente vada. Però volevo solamente fare questo inciso per la gente che aveva scritto quelle cose, non sapevo neanche rispondere perché ero fuori, quindi non avevo sinceramente la voglia, anche perché era un discorso lungo. E quello che volevo dirvi è: non ho niente contro questi youtuber, non voglio polemiche, non voglio niente, non sto cercando pubblicità né niente, e infatti non lo metterò nemmeno nel titolo, non voglio proprio niente. Volevo solamente dirvi di non guardare solamente una campana e di non fossilizzarvi solamente su un'idea, che non è che se una persona vi dice questa cosa è brutta, questa cosa è veramente brutta, magari ci sono altri punti di vista, magari c'è il vostro punto di vista. Io sono sempre dell'idea che non bisogna criticare una cosa finché non la vedi, finché non la provi. Quindi, capite, non guardate sempre una campana, perché loro con noi sono stati veramente gentilissimi, Pechino. Ovunque sono andata, sempre gentilezza. Quando eravamo noi che non riuscivamo a spiegarci, perché quando tu vai in un paese, il problema, ok, che l'inglese è la lingua internazionale, ma il problema era nostro, perché eravamo noi che non riuscivamo a spiegarci. Loro sempre col sorriso sulle labbra, e hanno questa usanza che se loro, pur di dirti di no, stanno zitti. E è una cosa che fa morire. E ti sorridono e vanno via per educazione, che poi qua sarebbe concepito come sei cretino. Là è così. Là molte volte mi è capitato così. Anche quando, per esempio, ero a un bar, non riuscivo a fargli capire perché c'era questa, come si dice? Una vecchietta in questa specie di chiosco piccolino, che era un buco, questa specie di tavolo in mezzo, che io volevo la Coca in bottiglia grande, la Pepsi, la Coca, vabbè, la Pepsi in Coca in bottiglia, vabbè, battute tristi, la Pepsi in bottiglia, ed era il mio problema, perché era io che non riuscivo a spiegarmi con un anziano, e lei certo l'inglese non lo sapeva. E insomma, ho fatto un po' la sfacciata, sono andata lì, l'ho presa io, gliel'ho data e ho pagato, e lei il sorrisone, perché finalmente ci eravamo capiti. Quindi non sono, cioè, io non mi sono mai sentita non la benvenuta in Cina. Questo è poco ma sicuro, non mi è mai capitato, mai. E ce ne avrei di esempi da farvi. Un altro è come quando siamo andati a un barbecue all'aperto, e dove era pieno di sporco, perché la gente, insomma, buttava la roba per terra, eccetera. Appena ci hanno visto noi, hanno pulito tutto, tutto, spazzato qualsiasi cosa, dato. Sono gesti che è impossibile che ti facciano sentire non il benvenuto. Quindi non guardate solamente una campana, ma guardatene più di una, e non fossilizzatevi sempre su un pensiero di una persona. E non vuol dire che se una persona la pensa così e gli sono successe certe cose, l'altra persona dice cazzate. Quindi mi raccomando, state attenti. Io so che se il prossimo anno, sicuramente al 90%, tornerò in Cina, mi staccherò una GoPro al petto e vi farò vedere tutta la giornata, tutti i gesti carini che faranno nei miei confronti, perché non sono, ci potrei anche metterci la mano sul fuoco, che sicuramente la maggior parte lo farebbero, perché è sempre stato così in 4 anni.